Claudio Baglioni e i suoi 50 anni di carriera celebrati con un tour che si chiude questa sera a Firenze. L'ho intervistato per noi Vito Bruno. Tu dietro a un vetro guardi fuori, lui che luccicchio dei marciapiedi e la gente si è dissolta nella sera. L'ultimo atto questa sera per Claudio Baglioni, l'ultimo di 50 concerti di un fortunatissimo tour al Centro, partito nel 2018 dall'Arena di Verona per concludersi oggi al Mandela Forum di Firenze. Anni comunque di carriera sono un'esistenza. Non so, certe cose sono rimaste identiche, per esempio il livello di emozione e anche di responsabilità. Si diventa un pochino più sapienti e meno ingenui, si diventa un po' più accurati e meno, forse in termini di ingenuità e di spontaneità si perde qualcosa. 400.000 biglietti venduti per celebrare mezzo secolo di musica, premiato come miglior tour del 2018, coreografie e scenografie originali, 21 musicisti sul palco e le emozioni di tutti i più grandi successi del cantautore romano. La vita adesso nella mia terra. Certe volte mi sembra che questi 50 anni siano veramente volati, che siano racchiusi in un soffio di vita proprio, in un respiro.